Eccoci qua, buon sabato amici e amiche del Titolo TV, come vedete già subito nel nostro monitor in collegamento direttamente da Lecce con Francesco Maggiore per il nostro classico approfondimento cinematografico. Approfondimento questo che ha dei toni molto internazionali, perché faccio una breve pre prefazione: parleremo oggi del LUX, il premio del pubblico per il cinema europeo votato al Parlamento europeo. Per tutto quello che è a livello cinematografico. Se ce ne vuoi, intanto benvenuto, Francesco, in puntata e se ci vuoi eh, erudire su quello che stiamo parlando oggi. Buon pomeriggio a te, Donato, assoluto, e un saluto ai nostri videoascoltatori. Sì, allora si chiudono a metà maggio comunque le votazioni per il Lux Film Awards 2022, quindi eh, sono candidati tre film finalisti. Uno è il uh, documentario animato Flea, di Johanna Paul Rasmussen, che è uscito proprio come prima immagine sul video. Il secondo film è appunto con Vadis Aida della regista Jasmila Zbanic. e il terzo è Great Freedom, che è del regista uh, tedesco, Sebastian Meiser. Quindi sono tre film che vanno a rappresentare anche i ponti della cultura, comunque la promozione del cinema europeo viene considerata fondamentale anche per, per il Parlamento europeo, anche per, io credo che sia anche un baluardo no? nel mantenimento appunto della, del, della costruzione dell'Unione europea, anche che credo che passi anche attraverso queste iniziative, appunto anche eh, si vuole sensibilizzare il pubblico anche grazie alla la cinematografia comunque, quindi anche il linguaggio cinematografico credo sia fondamentale. In questo caso comunque abbiamo tre grandi film che tra l'altro hanno avuto anche un oltre a un riscontro sulle piattaforme, quindi saranno mischiati i voti del pubblico con i voti anche degli eurodeputati, quindi la premiazione sarà l'8 giugno al Parlamento europeo, um, quindi anche delle proiezioni che sono state fatte con i Lux Film Days. In questo caso, eh, ti parlo anche della mia città, appunto di Lecce. Sono state organizzate comunque le giornate del cinema europeo. Che altro non sono un po' che una sorta di prologo antefatto di quello che sarà il festival del cinema europeo. Beh, ormai, diverse... ormai con numerose edizioni, perché insomma, abbiamo visto che. È un bel po' di anni che noi lo seguiamo con il titolo.it, tutto quello che succede lì col Festival del Cinema Europeo e abbiamo visto fior fior di attori, registi, insomma ha preso tutti i connotati di una, di una bella vetrina internazionale, no? Sì, una manifestazione comunque che anche secondo me è un inno proprio, eh, io credo sia un inno universale proprio alla celebrazione del, del cinema europeo, soprattutto anche grazie all'ottima... Organizzazione del, del direttore artistico appunto Alberto Monica che è riuscito a portare il meglio del cinema europeo in questi anni, soprattutto anche adesso è una fase in cui l'Unione Europea sta venendo scossa un po' na, nelle sue fondamenta negli anni scorsi, comunque, con l'ascesa dei, dei sovranismi che comunque andavano a minare un po' la stabilità e tutto il resto. Attualmente c'è il discorso anche della guerra in Ucraina che è un po'. E rimette un po' tutto in discussione, comunque si cerca sempre anche quello che si lavora e anche per mantenere comunque e rinsaldare l'unione. Perché solamente l'unione può fare la forza in tutte le cose, e quindi quali migliori pellicole per poter celebrare una addirittura va a evo evocare comunque il terribile, e dico veramente terribile perché è veramente un colpo al cuore. Proprio il massacro di Srebrenica che è quello che è avvenuto nel 1995, in cui sono stati massacrati. Ehm, molti abitanti appunto della, della popolazione di questa città comunque dai serbi e tra, perché comunque veramente è un, è un film che ha un ritmo forse nato no? la protagonista appunto cerca è un interprete comunque dell'ONU cerca di proteggere tra i profughi anche la sua famiglia e però poi eh, diciamo che l'epilogo no, non è quello sperato ma appunto bisogna anche lasciare allineare alla visione del pubblico quello che può accadere lo stesso anche in Great Freedom che racconta anche la, la maggior parte degli anni che passa un uomo in carcere proprio perché eh, considerato omosessuale quindi la sofferenza che va a passare molti anni e, e, cioè appunto viene rinchiuso quanto riguarda free addirittura ha avuto documentare già pure Rasmussen che è un regista danese che ha avuto e anche le nomination al premio Oscar eh, oltre a essere addirittura come, sia come miglior documentario internazionale come miglior film animato e addirittura anche come miglior film straniero quindi ha avuto tre candidature non ha preso premi però comunque è stato un bel traguardo comunque avere de, tre nomination comunque in tre categorie comunque belle e importanti anche a livello soprattutto delle pellicole straniere quindi è stato un, un traguardo considerevole Ora resta da vedere il pubblico, eh, quale sceglierà anche, anche votando sulla piattaforma. Io ti Senti proprio sulla votazione. Stessa... Voglio farti una domanda: no? perché andando sul loro sito, sulla loro home page, si legge questo. Eh, il premio Mira a rafforzare i legami tra la politica e i cittadini, invitando gli spettatori europei a diventare protagonisti attivi votando i loro film preferiti. Secondo il tuo punto di vista, c'era una necessità colma qualsiasi qualche gap facendoli votare o bastava anche il risponsipo delle sale? No, oh, beh, io credo che comunque la votazione credo, vabbè, vada ad aiutare comunque la vittoria no, nel, nel premio del, del pubblico, credo sia anche un incremento perché comunque si vanno a sommare i voti del pubblico con quelli degli eurodeputati. In questo caso comunque... Uh, secondo me tutto ciò che serve a veicolare la cultura io credo che sia proprio una benedizione. Perché abbiamo, stiamo vivendo tempi in cui le piattaforme stanno in perenne sopravvento comunque sulla sala cinematografica, quindi ben venga il dibattito, la scena aperta, tutto ciò che può, possa unire, creare, uh, comunque un po' quel legame di empatia. Cioè, nel corso di due anni di pandemia abbiamo perso forse un po' quel. Quel discorso anche del, dell'incontro, anche nella sala che sia fondamentale, oltre a vederli in piattaforma, Beh, la pandemia ci ha fatto proprio ci ha fatto eh, impigrire in un certo sì, senso, ecco. ma ci ha fatto proprio ci ha imposto l'esatto contrario: proprio di, di evitare qualsiasi contatto con. Confronto no, perché comunque a livello da remoto si può comunque lo stesso fare il confronto, però diciamo il contatto umano negli ultimi due anni credo che sia stato quello più bersagliato in assoluto, poi tra l'altro io leggevo che la votazione eh, è iniziata il 12 dicembre del 2021 e proprio in questi giorni dovrebbe ultimarsi perché è data ultima per, eh, per votare il 25 maggio 2022, no? Esatto, ma comunque comunque c'è la piattaforma proprio in sé per sé si è aperta proprio il a metà, no a metà scusa, a marzo si è aperta, poi la data esatta lo no? però comunque si dovrebbe chiudere anche in questi giorni, quindi il film vincitore credo che andrà direttamente, comunque l'8 giugno sarà premiato. Eh, io non ti nascondo che ho votato sulla sulla piattaforma, ho una mia preferenza. Ok, però non diciamola la, perché se no poi... Sì. Bravissimo. Eh, e, so, oh, Comunque, sono stati dei bellissimi lavori e so, io ho apprezzato tutte e tre le pellicole. E ovviamente, però, come ben sai, deve essere fatta una scelta. Ovviamente, la European Film Academy, con tutto il discorso anche del, del premio Lux, c'è l'obiettivo comunque di allargare la platea a cinque pellicole finaliste, no? non più solamente tre. però questo poi si vedrà col tempo. Di questo verrà stabilito poi più in là. Ne sapremo meglio qualcosa quindi vedremo un pochino. La storia di questo lux premio del pubblico se ci vuoi raccontare? No, è nato comunque nel 2007, poi c'è stato fatto nel corso degli anni. Comunque ha eh, avuto anche sempre diverse premiazioni annualmente, ogni volta. Quindi eh, sono state scelte sempre le migliori pellicole anche del, del cinema europeo, no? quelle che potevano risultare. Uh, più appetibili, ma soprattutto vabbè, adesso abbiamo anche un discorso che mira a raccontare, oltre alla memoria storica, si parla anche di inclusione. Eh, Lo stesso anche il film di cui parlavo prima, che ho accennato, ho accennato solo un piccolo accenno, cioè Flea, il film che è stato candidato agli Oscar, comunque parla di migrazione, quindi si parla anche eh, di eventi reali, comunque di storie già vissute. Eh, però questo qui è stato fatto anche in forma animata, quindi l'originalità sta anche, nel quello, eh, anche in quello. Non dimentichiamo nel corso del, degli anni, numerosi festival si sono anche mh, lanciati anche in analisi tematiche diverse, cioè per esempio chi analizzava il cinema euro-mediterraneo, il cinema europeo, anche, vabbè, sappiamo, no? oltre a quello, de, quello classico del cinema europeo, ci sono anche altri festival che analizzano questa tipologia di pellicole. Eh, a breve comunque partirà anche il, la 75esima edizione del Festival di Cannes, quindi è tornata anche nella sua forma tradizionale nel mese di maggio, dopo lo scorso mese di luglio, che era stata fatta in via eccezionale d'estate, proprio perché si pensava che l'effetto della pandemia... Venisse mitigato, come ben sappiamo, lo scorso anno i contagi erano anche abbastanza alti in Francia, però, così come è avvenuto anche per le Olimpiadi di Tokyo, in una fase in cui c'erano i contagi, però, insomma, c'erano rigidi protocolli sanitari. Adesso la situazione sta andando poco, poco più. Mm, non dico che la situazione stia andando più scemando, ma stia andando anche comunque una consapevolezza di convivenza, quindi la gente. E torna anche con coraggio nelle sale a vedere anche, soprattutto a voglia di memoria, di interazione a voglia di vedere anche queste storie, queste storie potenti eh, comunque anche il film della Zbanic Covadis eh, Aida è stato anche, ha avuto anche la nomination non questo ma l'anno scorso anche al miglior film straniero quindi è una storia di fortissimo impatto non dimentichiamo anche le storie anche dei film eh, ambientate anche nella guerra dei Balcani non sono tantissime, sappiamo che c'è stato il cinema di Emir Kusturica, c'è stato No Man's Land che anche aveva vinto il premio Oscar come miglior film straniero di Danista Novo. Tra l'altro no. l'obiettivo del premio stesso no? è quello di, è è quello di illuminare il conto. dibattito pubblico sull'integrazione europea no? e facilitare la diffusione di film europei all'interno dell'Unione Europea. Io su questo ti farei una domanda ben precisa, po questo premio iniziare a essere a livello di importanza come i vari premi, l'orso d'oro, Khan eh, e via discorrendo nel corso del tempo? Io credo di sì, c'è una sensazione che ho nel corso del tempo, credo che possa assumere, i, i, a parte chi comunque già il fatto che sia stato aperto al, al pubblico, comunque la votazione sulle piattaforme, ma anche al... Che siano state fatte anche in vari cosiddetti lux film days, cioè le giornate anche del cinema europeo. Credo che siano tutte iniziative che sono un piccolo, per adesso, embrione no, di quello che potrebbe diventare in futuro. Cioè, la memoria, la cultura, l'Unione cioè, Europea, il mantenimento e la conservazione, perché a creare le cose possiamo essere tutti bravi. L'importante è riuscire a mantenerle, cioè a mantenere il discorso dell'Unione Europea con tutti eh, sui 24 paesi aderenti mo, e poi vedremo anche come and andrà il futuro anche sul discorso ucraina no perché l'Ucraina ha fatto desiderio di entrare nell'Unione Europea poi bisogna vedere se per un discorso di convenienza cioè soprattutto di, di, pace, di pace mondiale eh, manterrà uno stato di neutralità io credo che ogni paese debba essere libero di poter scegliere non credo che ci debba essere un'imposizione un di, di un paese straniero a evitare che qualcosa possa avvenire, perché le cose devono seguire il loro flusso naturale come ogni cosa anche lo stesso, questi film no? rappresentano anche un, io credo che rappresentino anche un desiderio, pensiamo allo stesso, lo stesso Flea, no? il Flea per esempio è il discorso dell'immigrazione dall'Afghanistan verso l'Unione Europea, no? questo è poi Allo stesso tempo, c'è anche una scoperta di sé nella pellicola e il discorso anche della libertà in great freedom, cioè il fatto che uno possa, se uno si può sentire eh, omosessuale o eterosessuale, deve avere anche la libertà di potersi esprimere, no? di non essere soffocato nei propri desideri. La stessa cosa il desiderio di libertà e di salvezza anche in uh, Covadi Saida. Io credo che siano delle cose accomuna, uh, che vadano a comunare tutte e tre le pellicole, cioè il desiderio di libertà e di espressione, o quantomeno di qualcosa che può essere più potente nel, come, come un desiderio che sia universale. Io credo che la libertà e l'affermazione di sé siano proprio quello che traspare anche in queste pellicole. No, traspare anche leggendo anche la composizione della giuria, perché la giuria comprende produttori, distributori, operatori cinematografici, direttori di festival, critici cinematografici. Qui nonché anche un rappresentante di Euromage, no? il Fondo di Sostegno Culturale sono... del Consiglio d'Europa. Quindi insomma, poi tra l'altro leggo anche tra la giuria c'è la possibilità anche che d'ufficio possa entrare il film del vincitore della precedente edizione. In giuria. Sì, ci sono possibilità. Un po' come, vabbè, ti presenti per esempio che ne so, nel festival di Cannes di quest'anno il presidente di giuria sarà Vincent Lendon che tra l'altro era il coprotagonista del film vincitore da Palma d'Oro lo scorso anno, cioè Titan, di cui comunque è stato, ne abbiamo ampiamente parlato nelle nostre trasmissioni. Eh, quindi può succedere, cioè magari chi è stato anche concorrente l'anno precedente può subentrare anche come giurato no? Nel, nell'edizione successiva. Quindi questo è, è quello che può, può rappresentare anche, anche in virtù anche di un di Un criterio di democraticità, anche perché come vedi no, Fli parla di integrazione. Comunque, tu non diresti mai questo è un film di, di produzione principalmente danese. Quindi danese, norvegese, eh, come per esempio anche Great Freedom, ehm, che sia austriaco che tedesco, no, come, eh, come produzione. Vari Saida invece abbraccia comunque più paesi, tra cui ad esempio anche la Bosnia-Herzegovina, e comunque altri paesi, anche la Francia. Quindi, eh, se non erro, anche l'Italia dovrebbe esserci nei i coproduttori. Eh, quindi, molto spesso, eh, questo, se non erro, è eh, poi sempre tutto però ci sono. nel caso di Cova di Saida sono più paesi coproduttori ma una volta vinto no, queste pellicole cosa fai? nascono e muoiono lì all'interno del festival oppure no, vabbè, quello, potrebbero ok, essere prod... eh. proiettate ulteriormente ah, okay. in altri festival cinematografici viene eh. proiettato il, Birm, il, no, il film no ma nelle film sale italiane ci arriva? non ho capito scusi. nelle sale italiane c'è una programmazione? allora nelle sale italiane come programmazione standard e classica molto spesso poi questo è un discorso slegato perché ci possono essere film che arrivano nelle sale in maniera separata a livello distributivo in momenti diversi alcuni possono arrivare prima altri possono arrivare dopo alcuni paradossalmente rischiano di non arrivare però nel caso di un film che ha vinto un premio così importante comunque i distributori fanno anche a gara per accaparrarselo no? in un certo senso eh, perché poi voglio dire eh, va bene anche al, anche al business, all'economia, anche alla distribuzione, eh, non solo al discorso di produzione, quindi, ehm, oltre a questo discorso, vengono programmati principalmente nei festival di cinema, poi sta lì anche. Eh, non lo so, ai distributori, alle, anche al, ai, ai circuiti di, de, del cinema d'esse, comunque di scegliere, o anche ai circuiti più tradizionali e commerciali, e eh, se lo ritengono opportuno, perché poi molto spesso queste pellicole comunque sono sottotitolate, quindi... Eh, sì, e leggevo questo. proprio adesso sul loro sito c'è un sacco di informazioni, anzi ve lo consiglio, si chiama luxahoward.eu, <ride> <e, ride> tra l'altro leggo che i film selezionati sono sottotitolati nelle 24 lingue ufficiali della UE. Eh. Poi leggo anche nel periodo di maggio, insomma, la settimana del pubblico del premio Lux organizzerà proiezioni simultanee dei film selezionati in, numerosi, in numerose città dell'UE, seguite da un dibattito con uno o due rappresentanti dell'opera cinematografica, tra parentesi, regista, attore, eccetera. Insomma, alla fine non è eh, la proiezione di un film fine a se stessa che lascia quello stato umorale uscendo dalle sale. Cinematografiche, ma non ha un contraddittorio, perché, se uno vuole anche porre delle domande. In questo contesto li, si può organizzare un dibattito, no? Io se, eh, vedo la pellicola e poi c'ho cioè il, il, il rappresentante, il produttore, il regista, l'attore dove io posso esternare delle mie perplessità, delle mie domande, o magari fare anche solo i complimenti, insomma, no. Eh, ma infatti, è per questo che il discorso dei festival è fondamentale perché si può comunicare gli attori protagonisti qualora siano ospitati con registi anche perché adesso c'è anche la possibilità di poter parlare con loro interagire ecco anche da remoto nel qualora loro fossero da remoto ci si collega e si possono porre le domande anche no? beh diciamo Sempre che il mondo globalizzato internet. il mondo globalizzato internet anche una bella botta ha data la data pandemia a ha diciamo, accorciato esponenzialmente i confini no, tra vip e fan. Poi adesso vediamo che c'è un'interazione maggiore no, rispetto un a tanti anni fa. Costa di meno eh, se un invitare direttamente in presenza un, un cioè, poi se non ci può essere la possibilità, il regista, l'attore, lo sceneggiatore, il direttore della fotografia, quello, quello che è in questione può Comunicare anche attraverso anche il Deve, collegamento anche col grande schermo. Ma ormai oggi la tecnologia si abbattono le barriere. Anche. Sì, beh, certo. La tecnologia oggi ormai permette, come a noi è capitato del titolo TV, eh, di anche andare in onda con gente che era collegata a Rio de Janeiro. L'unico problema era il fuso orario, ma quello non lo puoi cambiare. Eh, è l'unica barriera quella che si chiama però, per resto... però posso dirti una cosa non si è fatta tanta fatica perché basta solo trovare un buon orario per rio de Janeiro un buon or orario per l'italia e ci si trova sempre come questo discorso di trovare sempre un qualcosa in comune e venirsi incontro ci si trova sta a strada mostrare questo si sì, sta poi però... alla base della, del sociale non quello che noi poi tutti auspichiamo e ci auguriamo un punto di incontro si trovi anche lì in Ucraina e non solo in Ucraina, perché ricordiamo è molto più, è molto più frequente leggere degli articoli della guerra che si sta eh, combattendo in Ucraina, mentre in altre zone del mondo sono ancora tuttora. Ma io non vedo mai che delle guerre di serie B e delle guerre di serie A. Sono tutte guerre e, e io mi auguro che poi alla fine, però o poi. Cessino tutte e si possa veramente dare un bello scatto evolutivo al genere umano pensando di aiutarsi eh, a vicenda. Non a caso, io quando ho visto, per esempio, Covadi Saida ho avuto la sensazione, non mi è venuto in mente anche il, i massacri che sono stati fatti in Ucraina, Buca, quelli là che poi tutti dicono fake news o altro, ma quando ci sono delle fosse comuni, eh, comunque là si è superato un punto di non ritorno. Beh, io ho anche visto male. dei filmati dove la gente dei soldati senza dichiarare da, da che parte perché tanto gli orrori della guerra sono orrori e basta, non hanno una denotazione geografica, sono orrori e basta. E dei soldati che sparavano alle spalle dei comuni cittadini. però vabbè, eh... Ma quando vengono massacrati, cioè è anche questo: c'è cioè il massacro di Serbenizia che era stato fatto nel 1995, cioè sono passati 27 anni no? da quella nel luglio 95, quando è stato fatto questo terribile atto barbarico, cioè una cosa veramente, veramente atroce, un crimine contro l'umanità, forse come pochi, e credo che stia avvenendo la stessa cosa adesso, no? Io a quello pensavo, quindi avevo un po' i brividi quando vedevo quelle certe immagini e quando vedevo certe, anche eh, certe forzature comunque, anche da parte dei, dei serbi nella pellicola, quindi era qualcosa di molto forte, quindi, questo serve anche il Lux Awards, anche a sensibilizzare, a mantenere vivo il dibattito, che è la Quello cosa che complicata. stiamo facendo anche noi oggi, eh, parlandone. Senti, noi siamo ormai alle battute finali perché mi fanno segno anche da Dito da che ci mancano giusto un paio di minuti. Hai qualche altra news a livello cinematografico? Allora, sta partendo il festival di Cannes 75, quindi avremo anche una serie di nutrita di pellicole, tra cui anche. Nuovo film di David Cronenberg. Poi sono arrivate recensioni. Vabbè, sono arrivate recensioni entusiastiche sul nuovo Top Gun Maverick. Addirittura un sequel paragonato addirittura migliore dell'originale stesso. Tra l'altro, ho tempo. sentito di alcune sfuriate da parte di. Tom Cruise, no? no? Tom Cruise era, quando era sul set di dell'ultimo Mission, dell Mission Imposta. Sì, no? un po' perché la gente non metteva le mascherine e lui comunque giustamente, essendo... Tra l'altro lo uscì nel 2020 questo, però ah, poi ah. è stato rimandato per la pandemia, insomma, poi è uscito anche il video di Lady Gaga, no? Un videoclip molto bello comunque che canta nel, eh, nella pellicola. Ultima notizia, è entrato, finalmente sta partendo il progetto di Francis Force Coppola, Megalopolis, che era fermo da molti anni, il protagonista sarà Adam Driver. Eh, insieme anche a Lawrence Fishburne e alcuni altri comunque altri, altri grandi attori comunque dopo che è stata fatta la rinuncia di Oscar Isaac cioè comunque c'è stato un, uh, un avvicendarsi in molti anni per questo, quanto riguarda questo progetto quindi la cosa importante è che possa partire quindi questo è quanto quindi uh, ci auguriamo che possa partire quanto prima. Bene 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 bene. tanto le, arriva l'estate c'è la possibilità di tornare nelle sale i climatizzatori funzionano quindi ci sono tutte le, le occasioni per poter sfruttare e vedere. Poi, tra l'altro, credo che inizino già anche a, um, ad essere proposti cinema all'aperto, no? Che un bel film sotto rena, le stelle, sì. eh, che è un bel film visto sotto le stelle, non ha, ha paragoni, insomma, non, non ha i quali comunque sempre rappresenta il discorso di inclusione. Condividere sì. una pellicola sotto le stelle è sempre un piacere. Giustamente. Senti, noi, ti... noi abbiamo concluso, ti ringrazio, ti auguro un buon weekend, buon weekend ai nostri telespettatori, ricordiamo che questa è una puntata che vuole andare in replica su eh, Radio Italia anni 60 TV, del canale 81 del digitale terrestre per chi comunque è residente in Emilia Romagna o se no anche tramite le nostre pagine, nostre, nostre, il nostro giornale ha la possibilità di poterla rivedere. Grazie ancora, buon weekend a tutti. Grazie a te Donato, un saluto ai nostri videoascoltatori. Alla prossima puntata.